Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli sconti, dal 30 al 60%. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Salve, buonasera cari telespettatori, benvenuti a questo appuntamento in diretta. Di cosa parleremo oggi? Subito il titolo in sovraimpressione, Telemia sempre più sul territorio. Come? Con chi? Con Fabio Di Ippolito, collegato da Cosenza. Fabio, allora ci sei? Benvenuto Fabio. Ecco. Peppe, come stai innanzitutto? Io sto bene Fabio, tenendo conto che abbiamo il fuso orario e un ritardo di 2 secondi alla nostra conversazione, sto benissimo e siamo naturalmente in diretta dalla nostra sede di Cosenza ed è proprio questo il motivo per cui quest'oggi abbiamo deciso di collegarci, perché parleremo di un progetto, il titolo che vedete in sovraimpressione è Telemia sempre più sul territorio. Perché questa scelta? Perché ormai è dal 1 di gennaio che è operativa la nostra sede a Cosenza, grazie al grande intuito di Fabio Di Ippolito, giornalista che tutti conosciamo perché è famosissimo in provincia di Cosenza ma anche noto in tutta la regione Calabria, e ha messo a frutto questa sua anche volontà imprenditoriale, cioè quello di creare una struttura di Telemia sul territorio di Cosenza e un canale tutto cosentino che si chiama cosenzatv.it. Allora Fabio, un progetto ambizioso che possiamo dire avvicina la gente, ci fa essere radicati sempre più sul territorio e dando spazio a una Calabria che, anche se ci sono le lunghe distanze, 2 ore, 3 ore di percorrenza, anche con la testimonianza di questa sera facciamo vedere che in fondo non siamo poi così lontani. Beh, dici bene, perché di lontani non siamo lontani. Io prego Francesco, il nostro Francesco Di Donna, se mi dà un po' di aria in più, perché mi sembra, io già ho la testa rotonda, no? Perché ho questa testa rotonda grande, non si può dare l'aria in più, mi dicono di no dalla regia, Peppe. Comunque, dicevo, lo hai detto bene, hai detto registi. Bene, perché ormai le televisioni locali, insomma, è sempre più difficile trovare editori liberi in questa Calabria. Cioè, tu sei uno di questi, sei una persona che fa televisione da una vita, insomma, con grandi sacrifici, non hai avuto niente da nessuno, non sei legato a nessun carrozzone politico, quindi io ho accettato subito il tuo invito ad avere qui su Cosenza la tua sede, perché come dicevi in realtà oggi la televisione locale non è facile, perché l'editoria è in crisi, sapete bene, non c'è tanto spazio perché è arrivato internet, sono arrivati i social, insomma molti vogliono investire su altre formule pubblicitarie. Io penso che la televisione rimane sempre quella bella, è il fascino di entrare nelle case dei calabresi, dei cittadini la sera, tu lo fai con grande professionalità, perché ho visto che hai dei programmi radicati sul territorio, dicevi bene, perché oggi è importante raccontare il territorio.
Ed è certo che tu hai una televisione regionale, insomma il tuo segnale in tutta la Calabria, e hai la necessità anche di Cosenza, di Catanzaro, di Reggio, di trovare situazioni dove, ecco, cioè, vedi, io sono qui da tanti anni con un'altra emittente che ho lavorato tantissimi anni, che è Telitalia, li salutiamo anche gli amici di Telitalia, dove io ho lanciato questi programmi, cioè Lupo al Lupo da 24 anni, ricordiamo, siamo partiti negli anni belli con Tele Europa Network, TEN, poi sono 24 anni diretti, poi con Telitalia, e adesso continuo con te perché ho accettato questa sfida, ecco, di essere presente sul territorio calabrese, e bisogna, ecco, dare anche a Telemia, io la chiamo Teletua perché la tua televisione è di tutti, da quello che ho capito. Adesso metto l'auricolare perché se parlo con l'auricolare c'è il ritorno e non riesco a parlare. Comunque hai detto bene, la sfida è partita e noi ci auguriamo, mi voglio augurare con i nostri collaboratori di dare un grande contributo alla tua televisione. Fabio, io è ovvio che sono sicuro diciamo della scelta, una scelta che va sempre di più verso, possiamo dire così, un obiettivo comune, che è quello di percorrere nei territori, percorrere un percorso, possiamo dire così, scusate il bisticcio di parole, la cacofonia, ma di percorrere un percorso irto, perché come dicevi tu, la televisione in questo momento ha mille insidie, quindi sappiamo che queste insidie solo facendo squadra possono essere superate. Ovviamente si tratta di lavorare e di essere immediati, perché ormai la notizia arriva al secondo a casa, con i social network ai quali ovviamente noi affidiamo tutta la nostra competenza e professionalità. Abbiamo uno streaming, quello di Telemia, che non solo sta di tutto il mondo, ma mi comunicavano questa mattina i nostri tecnici, i nostri collaboratori, che il nostro streaming sta in questo momento facendo la media di 25.000 contatti giornalieri, cioè vuol dire 25.000 persone scelgono di vedere Telemia attraverso il flusso IP, e con l'andare avanti delle smart TV è ovvio che la frontiera è chiaro, si capisce benissimo, è questa, in Canada, in Australia, in America, la televisione sempre più arriva tramite la rete. E se non è una rete internet, è una rete via cavo che arriva comunque nelle case in maniera diversa dalla classica trasmissione, quella italiana. È ovvio che non ci illudiamo che i cambiamenti saranno veloci, conosciamo l'Italia, sappiamo che ancora passerà del tempo, sappiamo che la Calabria è stata l'ultima regione a digitalizzarsi, quindi ancora del piccolo schermo, per così dire, ne vedremo qualche lustro. E dico, per chi magari pensa che può essere sostituita la televisione col social, si sbaglia, perché il social dà un tipo di informazione dinamica, veloce, parziale. La televisione è quella che ti consente di stare seduto sul divano e goderti un bel 32 pollici, 65 pollici, come nel caso delle televisioni ormai smart TV, quelle grandi, dal divano. Quindi diciamo, per l'informazione breve e dinamica va benissimo la formula web. Per le trasmissioni un po' più lunghe, di approfondimento, di confronto e di dibattito, ovviamente la televisione, quella propriamente considerata, credo che sia fondamentale. E allora Fabio, tu che hai sempre creduto in quello che è stato il tuo modo di fare televisione, perché io ho subito colto, no? Una sera ci siamo incontrati e quando abbiamo parlato, ci siamo guardati negli occhi, abbiamo capito che c'erano degli intenti comuni. Da che cosa? Dal fatto che tu hai sempre considerato nel tuo modo di fare televisione, e non lo dico tanto per dire, ma lo dico pubblicamente e lo stiamo facendo in questo momento, hai sempre considerato la gente il primo riferimento, cioè la parola alla gente, quello è il tuo modo di fare televisione. Una televisione che io definisco e che a me piace molto, e credimi, non è un aggettivo riduttivo, nazional popolare, cioè una televisione che dà anche alle persone, diciamo, non di cultura, ma possiamo dire così, di umili, ecco, la possibilità di parlare, di avere voce.
Ed era questo uno dei propositi che ho sempre avuto, tenendo in considerazione che ormai i grandi network danno voce sempre di più ai potentati e lasciando la gente sempre meno spazio. Allora perché non fare una cosa opposta, dare più spazio al territorio, alla gente, in maniera inversamente proporzionale a quello che fanno le grandi strutture? Ed è questa la formula vincente di Telemia. Certo, dicevi bene che la formula è quella che dici tu. In realtà io negli anni passati ho detto, adesso tra radio e televisione, io sono stato il primo in Italia, questo lo possiamo anche testimoniare e confermare, che quando andavo in diretta con Ten con Al Lupo al Lupo, che ho portato veramente una ventata di novità per quanto riguarda il calcio, perché avevo le ballerine, le ragazze, lo show, poi è arrivato quello del calcio, sono arrivati dopo di me, però sono stato il primo a mandare in onda la radio con la televisione, cioè quindi io andavo in diretta in televisione e il segnale era ripetuto da Antenna Abruzia e di Radio Sound, quindi praticamente avevo già visto oltre 20-22 anni fa, perché è partito con Antenna Abruzia, infatti la radiovisione. Poi a seguire ho ideato un'altra trasmissione che ha avuto un tantissimo successo sulla città di Cosenza, ma anche in Calabria, perché poi queste videocassette sono andate anche all'estero, perché che da qui a poco lo manderemo, quindi sto cercando di sbobinarlo un po' tutte queste videocassette, le famose 8, che praticamente con questo pazzo show era una trasmissione che, come dicevi prima, io ho preferito e ho dato sempre spazio alla gente comune. Ho ideato questo programma, si chiama Questo Pazzo Show, con gente di strada, quindi a volte anche medici, tant'è vero che c'è stato il vescovo Agostini all'epoca qui a Cosenza che voleva bloccare la trasmissione, aveva chiamato Occhiuto, perché all'epoca la televisione aveva Roberto Occhiuto, l'onorevole Occhiuto, e dice no, questo non lo devi far andare in onda perché usa e manda in video le persone che non stanno bene. Però ecco, era quello il punto, perché molti di questi medici amici, da Dottore Fuoco ed altri, mi chiamavano, dicevano Fabio, ma fai venire in trasmissione Vincenzo, questo, perché era uno sfogo per loro. Però questo sfogo di questi ragazzi che venivano a questo pazzo show oggi si è tramutato in Italia's Got Talent, perché basta pensare che quello che ho fatto io negli anni, 15 anni fa, 20 anni fa, lo hanno riproposto ora i network Italia 1 con Italia's Got Talent, perché non è nient'altro che questo pazzo show riveduto e corretto. Certo, io non avevo Belen, avevo Carmela, che si chiama Carmela, una bambola. Comunque poi, se riusciamo con questo progetto che abbiamo lanciato sulla città di Cosenza, che è cosenzatv.it, cercherò anche di mandare, poi so che si vede anche lì da voi il 219, cercherò di mandare questo pazzo show, quindi la notte riproponiamo queste trasmissioni, stiamo cercando di sbobinarle, come ti ho detto, e li rimandiamo in onda per farti capire in realtà che è quello il nocciolo. La televisione deve stare vicino alla gente, come il graffiatore. Il graffiatore è questo slogan che ho lanciato, adesso tutti quanti parlano di voce alla gente, allora voce alla gente è uno slogan che ho lanciato 12 anni fa e proprio recita così: più voce alla gente. E del resto con Giochi sotto le stelle, un'altra trasmissione che ho lanciato sempre su Ten, che era dall'acquapark di Fuscaldo. Poi ricordo bene che il signor Scuderi, Sebastiano Scuderi, che lavorava per Fininvest, ha voluto una cassetta. Il secondo anno, dopo che è copiato questa mia idea, è uscito Bellezza al bagno da Rimini. Questo perché ti dico questo, Peppe? Perché nelle piccole televisioni, come lo fai tu, come ho fatto io negli anni passati, abbiamo le idee ce le abbiamo, e questo è il guaio. Purtroppo siamo nati qui sotto, siamo qui e non abbiamo mai avuto i riflettori accesi su questa Calabria. Chi è riuscito ad oltrepassare è andato fuori, è rimasto fuori, ma la maggior parte delle idee, come anche dei professionisti eccellenti nella sanità, nell'ingegneria, nell'avvocatura, le abbiamo noi in Calabria, poi vanno via, purtroppo è così, e del resto anche nei media. Io sono uno di questi, non è che dice voglio vantare, dice ma chi sei? No, non sono nessuno, sono uno che ha idee, e quindi io ho sposato questo tuo progetto perché so che è una televisione in crescita, lo fai, come ti ho detto prima, con grande professionalità, non hai scheletri negli armadi, e quindi io sono qui a tua disposizione con la sede di Cosenza. Parlo troppo, però insomma ho dovuto fare un discorso generale per far capire che la televisione non è facile farla e che le idee ci vogliono, e tu ce l'hai, insomma.
Ecco Fabio, invece questa volta, proprio questa volta, puoi parlare veramente tanto, perché sei tu l'ospite. Quindi una volta tanto non... No, chi ti ospita? Io faccio l'intervistatore e tu fai l'ospite, quindi tutto il tempo a te. In genere deve essere così, e sono gli ospiti che hanno più voce, no? E in questo caso l'abbiamo fatto apposta, ma sì. oggi ho pensato, perché questa nostra informazione, come ovviamente quella che fai tu, è un'informazione immediata, in diretta, perché siamo in diretta, possiamo dare l'orario, mancano 20 minuti alle 20, 21 minuti alle 20. Le 22.30, le 22.30. Sono le 22.30. No, sono le 19.38 minuti, altrimenti qualcuno dice questi registrano, no, siamo puntualissimi. Ecco, guarda, questa sera Peppe, ho in trasmissione un ex consigliere provinciale, consigliere comunale, uno dei tanti che ha sfiduciato Chiuto negli anni passati, poi deve fare, dirà perché l'ha sfiduciato, perché veramente è la prima volta che viene in video a parlare di questa situazione. Però dicevi bene, ogni tanto parlo anch'io, parlo poco ma parlo, però qual è il punto? Che oggi la televisione locale, come ti dicevo prima, dici bene sul fatto del network, perché c'è tanta gente che ha una certa età, non hanno lo smartphone, tantomeno vivono di Facebook o meno, perché non è che tutto ormai, poi questo va sicuramente regolamentato, perché è impossibile, oggi ognuno si alza la mattina e ingiure o manda o meno. Questo lo dicevo l'altra sera perché ho avuto ospite Giuseppina Sabato, che è la consulente del decoro urbano della città di Cosenza. Negli anni passati, per inoltrare un reclamo a un comune, oppure dovevi dire qualcosa a qualcuno, raccomandate, fax o meno. Oggi uno si alza la mattina e dice: ah, guarda qua, il comune di Logro, il comune di Cosenza, c'è la fogna, c'è l'acqua, insomma, mettono sui social, ed è un discorso, diciamo, che ci può anche stare. Però come hai detto tu, la televisione poi è facile, uno rientra a casa la sera, non sta certo al cellulare, certo uno c'ha un pollice, meglio uno, un pollice o 66 pollici, è sempre uguale, il programma arriva, noi andiamo in onda, caro Peppe, in orari che non esistono, perché c'è la RAI, c'è il TG1, c'è la 6, ci sono i network nazionali che la fanno da padrona. Però ricordati che poi man mano anche questi appuntamenti dalle 8 alle 20, 20.30, 20.40, la prima serata, diciamo quella fascia che è così, non è facile, però il cittadino, il telespettatore poi segue, si abitua e ti seguono, perché poi parli del territorio. Quindi la cosa bella mia è quella che non ho mai preparato niente, pensa tu, a Lupa Lupa in onda da 24 anni in diretta lunedì sera, quindi non ho mai registrato una trasmissione. A me piace fare questo tipo di televisione in diretta, vedi? Chiama la gente, uno dice quello che vuole. Adesso mi chiamo un generale di Gioiosa Ionica, non so chi è il generale, o quello di Reggio Calabria, da Catanzaro, però chiamano, hanno un modo per esprimere il proprio pensiero. A me non piace fare la televisione che si urla, oppure vado perché devo andare contro il sindaco di Reggio Calabria, o il sindaco di Cosenza o meno, perché mi deve dare qualcosa o quant'altro. Io amo dare voce alle persone, uno chiama, la giro nell'etere, perché noi non facciamo nient'altro che dare questa informazione, la giriamo nell'etere calabrese. Poi dall'altra parte, se recepisci il messaggio l'amministratore, bene, altrimenti non è che possiamo andare contro il sindaco o contro il deputato o contro il presidente Oliveri. Noi diciamo quello che pensiamo, stiamo dicendo che questa Calabria non c'è l'assessore al turismo, non c'è l'assessore alla sanità, all'agricoltura, ma noi il messaggio lo mandiamo a Oliverio, poi lo deve recepire lui. Non so se hai capito che voglio dire, Peppe. Questo è il nocciolo della televisione locale. Noi ci dobbiamo essere, e tu fai bene, perché il territorio cosentino, la provincia di Cosenza, è quella più grande in Calabria. Abbiamo un territorio grandissimo. E io sono sicuro che con la tua televisione e anche con questa sfida che Cosenza TV dedica, ecco, Cosenza TV cos'è? E non è nient'altro che diamo la possibilità a tutti questi giovani nostri che sono anche qui, mi danno una mano, perché questo progetto ha trovato anche degli amici di Peppe che lavoravano qui sull'altra emittente che aveva lanciato, che era Metrosat, se non mi sbaglio, quindi anche loro ti stimano, ti vogliono bene, e sono scesi in campo per rilanciare questa sfida calabrese. Questo è l'augurio che faccio, insomma, a te, poi visto che c'è anche tua moglie che è bravissima, insomma, Mary, che si occupa anche, ecco, è una famiglia, ecco, dicevi bene, la televisione è una famiglia, e questo è quello che è il messaggio che dobbiamo lanciare, e loro che dall'altra parte sono i figli che chiamano e vogliono qualcosa, e noi daremo la possibilità a loro di dire quello che vogliono. Fabio, sottoscrivo quello che hai detto, tra parentesi,
mi piace cogliere l'occasione per salutare Francesco Didona, che oltre ad essere un mio grande amico è stato da sempre un grande collaboratore anche qua nel territorio, diciamo dove abbiamo la sede principale, ma a Cosenza nel progetto di Metrosat c'è Antonio Sergi, ci sono tanti altri amici che ho lasciato là e che sono pronti, no, a dare una mano. C'avevamo una squadra importante a Metrosat che sta ripartendo e io voglio essere grato a queste persone che a volte determinate avventure si intraprendono, si iniziano perché si ha fiducia, diciamo, delle persone che magari guidano, ti guidano. Allora io non voglio essere presuntuoso, non voglio dire guiderò magari anche male, però mi fa piacere che persone come Francesco Didone e altri, che mi metterei qua a citarli tutti, non è il caso, comprendano la bontà del progetto e siano al nostro fianco, perché credo che siano determinanti per la buona prosecuzione di questo progetto, che ripeto è un progetto di territorialità, perché è il modo di fare televisione che ci piace, quello sul territorio, è un modo che utilizza la tecnologia. E io voglio dire una cosa, a molti forse non è chiara: Telemia in questo momento è l'unica televisione in Calabria che possiede di proprietà un mezzo mobile e che utilizza questo mezzo mobile tutte le sante settimane. Dico sante perché facciamo anche la messa in diretta, quindi anche la Santa Messa ogni domenica viene trasmessa e ripeto, sono dei mezzi nostri, noi non fittiamo nulla da nessuno, abbiamo l'attrezzatura, abbiamo la struttura interna di tecnici e andiamo in diretta utilizzando le tecnologie satellitari da la nostra regia mobile ha fatto 13 anni. Ecco, quindi voglio dire, sembra l'altro giorno che siamo partiti, da 13 anni che sul territorio lo battiamo in diretta e dando una visibilità a quelle contrade, a quelle aree. Io dico la domenica mattina, per esempio, anche perché presto saremo in provincia di Cosenza, quindi quelle chiesette che nessuno conosce ma che hanno da mostrare tanto, quelle piccole comunità, di quei piccolissimi centri che hanno dei cori straordinari in chiesa, che hanno delle associazioni di volontariato straordinarie, che fanno parte dell'Azione Cattolica, che hanno gli oratori parrocchiali. Allora io dico, tutte queste realtà bellissime noi cerchiamo di portarle avanti e poi, come dicevi tu, dare spazio agli eventi sul territorio. Su Cosenza l'ultima diretta che abbiamo fatto legata al ponte ha avuto una caratteristica, dobbiamo dirla, io la voglio dire questa cosa perché non la voglio tenere dentro e tu lo sai, Fabio, l'abbiamo fatta completamente gratis, solo per spirito di servizio, perché siamo una TV che fa un servizio pubblico, mentre altri, senza fare nomi e cognomi, sono stati ben pagati per fare quello che era la diretta, diciamo, di questo evento. Aggiungo altro. La nostra diretta con i mezzi improvvisati, perché è stata decisa di fare il giorno prima, quindi non abbiamo avuto neanche il tempo di organizzare come avremmo potuto, perché abbiamo anche noi un mezzo mobile, avremmo potuto schierare 5-6 telecamere senza problemi. Abbiamo voluto fare una cosa, mettere con uno zainetto una telecamera in mezzo alla gente e far vedere e far sentire mentre si inaugurava il ponte la voce della gente, che nessuno, lo posso dire con certezza matematica, nessuno ha fatto come abbiamo fatto noi, quindi non andiamo a dire altro. Ma poi, io, guarda Peppe, prego, dimmi Peppe, io quello che dici tu lo sottoscrivo, perché a me non interessa fare le grandi produzioni con mega telecamere. Allora torno a ripetere, la televisione locale si chiama TV locale perché è locale, cioè io, cioè se ho un prodotto lo posso migliorare, per carità di Dio, l'audio, il video, quello che vuoi, però non ci possiamo sostituire alla Rai, o meno, dicevi prima, i mezzi, è ovvio, certo, io a me piace fare questo tipo di televisione, hai detto beh, non l'ha fatto nessuno, ho intervistato dall'usciere che era lì sopra, ero professionista, al lettore della Calabria, a Crisci, ci voglio dire, è questa la televisione che io voglio fare. Cioè, poi è ovvio, se tu mi dai 10, 15, 20 mila euro e io ti devo organizzare una trasmissione con 5-6 telecamere, sei in grado di farlo. Noi quello che ti ho detto l'abbiamo organizzato la sera prima, ci andiamo in diretta, facciamo con lo zainetto, perché è anche un mezzo questo importantissimo, ed è un sistema
che lo usano tutti, Sky dappertutto, voi vedete in giro per Roma usano tutti questo zainetto che è un, si chiama Comrex in gergo, è un'azienda internazionale che ti dà la possibilità di aprire e andare in diretta. L'abbiamo fatto, poi la qualità queste, cioè, lascia il tempo che trova. La cosa più bella è quella che siamo stati dall'evento in diretta. Allora poi è ovvio che, come dicevi tu, se hai delle entrate diverse ti puoi organizzare in un modo diverso, però ricordati che a molti piacciono più queste cose qua, senti a me, c'è un discorso della perfezione, non va più, anzi questo lo testimonia anche la 7 con Propaganda, quel programma che andava prima su Rai 3, che poi è cambiato, no? Il nome, non so come si chiamava, però voglio dire, quello fa con un telefonino addirittura, ormai è questa, cioè sono i contenuti quelli importanti, e quindi nelle piccole botti c'è sempre il vino buono. Io saluto il mio amico che mi mandano messaggi da Catanzaro, che forse sono sintonizzati ora, c'è il signor Peppe che è un assiduo di questo signore che ci segue, quando mi manda messaggi, ti sto vedendo, vabbè, comunque lo salutiamo. Però Peppe, ricordati questo, che alla lunga l'onestà e la qualità premia sempre. Quindi secondo me la televisione, quando è libera e non ha diciamo schieri negli armati, può camminare a testa alta. Questo è quello che penso delle emittenti locali. Poi ripeto, adesso siamo sotto campagna elettorale, tutti vogliono apparire, e molte volte noi parliamo appunto di questo, ma non è perché, ti ripeto, noi non ce l'abbiamo con nessuno. Io penso che l'emittente locale non deve essere legata a nessuno, a nessun colore politico, è come la sanità, no? Dice la sanità non deve essere legata a nessun colore politico, l'emittente locale deve essere così, se no che non la fare proprio, cioè se devi essere schiavo legato a qualcuno perché ti dice quello che devi fare e a chi attaccare, a chi dire, tanto vale che non la fai proprio, e molti purtroppo ahimè sono legati mano e piedi. Guarda, basta guardare il panorama senza nulla, senza fare nomi, basta guardare il panorama radiotelevisivo calabrese per capire che gli editori puri, cioè quelli che fanno solo questo per lavoro, siamo in veramente pochi, pochissimi. Pochissimi, perché hanno tutti attività con interessi giganteschi e quindi hanno interessi ad essere tirati dalla giacchetta dal politico di turno, da Tizio, Caio e Sempronio, magari poi riescono ad avere l'appalto, non voglio dire altro, o il favore del politico di turno, e quindi non c'è mai quella libertà che diventa una cosa fondamentale per il giornalista. Quando la mattina noi abbiamo, nella struttura di Roccella, noi abbiamo 11 dipendenti, no? E credo di essere una delle televisioni che ha, ma per dire 11 dipendenti non vuol dire che abbiamo 11 collaboratori, me ne guarderei bene, i collaboratori sono almeno una trentina, noi abbiamo 11 dipendenti, vuol dire persone che lavorano full time in questa struttura, e se lo dico pubblicamente vuol dire che mi aspetto domani anche una visita, diciamo, degli ispettori del lavoro. Abbiamo 11 persone full time registrate con relativa busta paga. Allora, se dico questo e lo dico pubblicamente, vuol dire che sono certo che pochissime strutture in Calabria danno valori occupazionali come quelli che diamo noi, e che proveniamo in un territorio poverissimo, che purtroppo è già la regione in sé per sé, della regione la provincia un po' più, no, vivace da certi punti di vista, è la Reggio Calabria. La Locride poi diciamo rappresenta, no, quel fanalino, però dico questo perché immagino che non è tanto la voglia di essere in una metropoli per poter fare televisione, o l'importanza di stare in una metropoli, ma per fare televisione credo che bisogna avere una diramazione sul territorio come quella che stiamo creando, come l'abbiamo fatto sulla Piana di Gioia Tauro con una sede, e l'abbiamo fatto a Cosenza e lo facciamo a Soverato. Colgo l'occasione di salutare due grandissimi nostri collaboratori, Ferdinando Milice sulla Piana di Gioia Tauro, un giornalista straordinario che ci illustra del essere uno dei nostri collaboratori, e Rosi Urso a Soverato. Ecco, allora figure come loro che fanno sì che Telemia sia un po' patrimonio di tutti, e poi naturalmente la struttura che stiamo facendo crescere a Cosenza, dove siamo già radicati perché abbiamo ereditato qualcosa di Metrosat, e che non è poco, una televisione che comunque ha avuto una grande storia. Purtroppo la storia continua e bisogna guardare avanti contro mille difficoltà.
Dico contro perché? Perché purtroppo i tempi sono difficili, perché ovviamente le televisioni locali lavorano principalmente con la pubblicità in questo momento è fatta da aziende locali, le aziende locali sono un po' in crisi e il mercato locale è un po' in crisi e naturalmente siamo tutti un po' con la cinghia un po' più stretta. Ma questo non vuol dire che io dico, e lo dico paradossalmente, in questa area da dove trasmettiamo, da dove abbiamo la sede principale, gli studi, la messa in onda, e nel nostro MUX vengono irradiate altre 9 emittenti televisive insieme a Telemia, che arrivano fino a Cosenza, dove ci stai seguendo tu in diretta in questo momento, quindi da una parte all'altra della Calabria. Dico, in quest'area ci sono tantissime attività di giovani e non solo emergenti. Ecco, bisogna confidare anche su queste aziende che stanno crescendo, che stanno nascendo, che si stanno sviluppando. Ecco perché le TV locali devono accompagnare il progresso economico del territorio, perché è un interesse della stessa struttura che il territorio si sviluppi e che dia maggior respiro e che dia occupazione, che dia la possibilità di fare giornalismo con tutti i limiti del caso, è ovvio. Ecco Fabio, io ti faccio un assist, anche perché ancora il tuo ospite credo non sia arrivato, vero? Dammi cenno. Non è arrivato, altrimenti no, dobbiamo... No, è quasi arrivato. E allora sei arrivato... No, è quasi arrivato, sì, quasi sarà nelle scale. E allora cominciamo a non lo so se mi danno conferma dalla regia. Dobbiamo essere puntuali, però dico questo. È proprio qua. È proprio là. Sì. Allora, dimmi. Ti lascio questa assist prima di chiudere. Allora, fare televisione oggi in Calabria è diventato praticamente un'avventura. Spesso la cosa che io noto guardando, osservando i modi di fare televisione è che spesso si fa una televisione avendo davanti amici e nemici, cioè alcuni politici sono amici, altri sono nemici. E credo che sia il modo più sbagliato per porre il problema, perché credo che il modo di fare televisione debba essere diverso, cioè bisogna dire, noi diamo la possibilità a tutti di intervenire e di dire la propria, ovviamente bisogna ricordarlo e lo vedremo anche in questa tornata elettorale, perché lo diciamo ora per in conclusione, che gli assenti hanno sempre torto, cioè non è colpa nostra se alcune, lo diciamo pubblicamente, determinati politici presenziano in televisione e altri invece non amano confrontarsi. Quello è un limite che non ha la televisione, il limite ce l'ha la persona che non si confronta. Ecco, io lancio questo appello perché a volte può sembrare che noi siamo populisti, lanciamo sfide, non è così. Noi spesso ci troviamo di fronte a persone che hanno dialettica, accettano il confronto, anche le critiche, altri invece che le critiche non le accettano e ovviamente devono poi mettersi in condizione di difendersi. E allora sembra che il mezzo sia di parte. Non è così. Il mezzo, almeno il nostro, è super partes e deve dare la possibilità a tutti di esprimersi. Cosa che faremo in questa prossima tornata elettorale, perché Fabio lo puoi lanciare anche tu, ci stiamo organizzando. Già domani sera parleremo anche di politica, ci sarà qualche ospite anche negli studi di Cosenza. E quindi credo che è importante che questo territorio discuta, parli, si confronti, altrimenti rimaniamo sempre chiusi nel nostro guscio e questo non è una cosa positiva. Certo. Infatti stasera, vedi, la cosa bella che ti dicevo prima di questa mia trasmissione, si chiama Il Graffiatore, come abbiamo detto, è quella che dà la possibilità a tutti di esprimere il proprio pensiero. Chi non viene non si confronta, ma la maggior parte che io ho invitato, molti non vengono perché non ci vogliono mettere la faccia, però molti amministratori ci mettono la faccia, vengono qui e si confrontano, accettano le critiche, molte volte anche le pernacchie, tra virgolette, ma quello fa parte del ruolo, no? E allora questa sera, come dicevo, c'è questo ospite che è un ex consigliere provinciale e consigliere comunale di Cosenza che lo scorso anno, 2 anni fa, ha sfiduciato Occhiuto, molto probabilmente lui vuole parlare di questo e perché no, se ha sbagliato lo dice, ecco vedi, è questa la televisione. Allora,
poi non dobbiamo fare la televisione, come ti ho detto, perché dobbiamo attaccare a questo, a quello, perché poi ci deve dare qualcosa, perché tu ne parli bene, come del resto so a cosa ti riferisci, ci sono testate giornalistiche che partono in quarta, attaccano perché poi dopo devono avere, capito? Ah, oh, non mi dai, io ti faccio la guerra in televisione. Non esiste, non porta da nessuna parte. Ieri Tanzi ha detto una cosa importante, il direttore della Protezione Civile. Lui ha scelto la squadra, ha chiamato un suo compagno di liceo, una persona validissima, una persona che gli sta dando un grande contributo. Alla faccia, perché io non lo sapevo, perché Oliverio gli ha dato carta bianca. Anche questo ha dato merito a Oliverio, perché non ha messo lo zampino. Dice, no, tu a questo non lo chiamare perché ti mando io il raccomandato. E questo è quello che dobbiamo far emergere. Tanzi l'ha detto. Poi da domani la tua busta paga, le tue buste paga aumentano, non so quanto mi darai a me, io sarò il 12° uomo in campo, faccio il portiere, quindi possiamo dire all'agenzia che ce ne hai 12, io comunque con 5.000 euro al mese, non so gli altri quanto prego, scherzi a parte, comunque saluto tutti i tuoi collaboratori che sono veramente bravi, validissimi, hai citato quelli di Cosenza che erano con te, sono partiti, uno è qua questa sera che è Francesco Di Dona, il mago del computer, lo chiami, perché questo esce da tutte le cose, veramente Francesco c'ha doppio stipendio, deve prendere qua, però scherzi a parte, ha accettato anche lui questa sfida e mi fa piacere perché, come ti dicevo, con questo canale 219 che diciamo è alto, è altissimo, la gente deve andare, uno va, ti trova e dice ma tu su canale Fabio non ci sei più, poi man mano iniziano a risintonizzarsi, però ripeto, l'obiettivo diciamo come emittente regionale è questa qua, è Telemia che come hai detto tu ci stai lavorando da tanti anni, lo fai con grande professionalità, non devi dare niente a nessuno, da quello che ho capito, mi sono informato, ho fatto un tuo, diciamo, stato di famiglia, nel senso buono, no? Un tuo è stato conto, pare che non devi dare niente a nessuno, quindi puoi camminare a testa alta, scherzi a parte, sto scherzando Peppe, comunque, va bene, allora è arrivato l'ospite, mi dicono dalla regia, allora ti rigiro la linea perché partiremo da qui a poco con il graffiatore, grazie Peppe per questa intervista, meno male che ogni tanto mi intervista qualcuno, allora un abbraccio a tutti voi, ci ritroviamo fra 5 minuti, il tempo di far entrare l'ospite in studio qui a Cosenza. Allora la linea a te Peppe e ci vediamo poi dopo. Bene, grazie a Fabio D'Ippolito, l'avete ascoltato, io dico un grande della televisione nazional popolare, così mi piace definirla, Fabio è uno che le mani le sa mettere nella marmellata, comprende bene quello che serve, necessita, quello che qual è l'esigenza di comunicazione che spesso i cittadini hanno, cittadini che spesso in protesta hanno bisogno di qualcuno che dia la possibilità di dire la propria, e Fabio, devo dire la verità, ci riesce egregiamente col suo graffiatore. Allora io non mi allungo, ringrazio ovviamente i telespettatori che ci hanno seguito fino a questo momento, ringrazio Fabio D'Ippolito e i nostri studi di Cosenza con tutta la squadra tecnica che si trova lì in questo momento e ovviamente anche i nostri registi che lavorano, siamo in diretta, do la linea alla regia, vi ricordo soltanto questa sera Radici, domani sera linea aperta, parleremo di politica, non perdetevi questa puntata perché credo che la puntata di domani di linea aperta sia utile a farvi capire come bisogna votare, ma non darvi indicazioni di voto, ma capire quali sono i trucchetti di questa nuova legge elettorale. Credo che sia una trasmissione da seguire perché di trucchetti ce ne sono tanti ed è importante comprendere esattamente come votare e poi naturalmente ognuno di voi deciderà chi votare. Grazie e buona serata a tutti. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna.
Da Rita Severino sono partiti gli sconti, dal 30 al 60%. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.